Buon weekend ragazzi e buonasera, ben ritrovati qui su Grounded Italia. Siamo qui ritornati nel nostro bellissimo giardino. Sono uscite anche un po' di pelce da quando credo che era sabato, se non erro. Quindi oggi andiamo un po' a esplorare il giardino superiore, soprattutto perché dopo aver avuto un'uscita, ragazzi. Come vedete anche dal titolo live, comunque del video, per chi sta vedendo questo video su YouTube, questa live su YouTube, oggi andiamo a prendere l'ultimo chip del video superiore, quindi dalle nostre carissime termiti, e poi andiamo a vedere un po' per quanto riguarda le modifiche che hanno fatto con le varie patch, perché hanno modificato qualcosa. Ok, ci siamo qua. Infatti, se vi ricordate, l'ultima volta sono usciti qua vicino, visto che Mamma avevamo Peggy! recuperato l'ultimo ship, se non erro, sì. E ora ci conviene. Ma un po'. Lo vedo un po' lento, o sbaglio? Boh, vabbè. Ha anche modificato alcune questioni, come per quanto riguarda gli attacchi da parte degli insetti alle nostre casette. Ha fatto un bel po' di roba. E ora vediamo. Allora, innanzitutto voglio andare a vedere non da Bagel, ma dalla. Ok, qui. Ok, eccola qua. Perfetto, perché adesso non so dovete ripetere dove si come si sbloccava, però ora si può sbloccare prendendo dei chip prendendo dei chip. Comunque dei chip antecedenti, quindi non credo, o è quello della siepe, come può essere quello della zona della foscia, come può essere quello della sandbox, non sappiamo adesso qual è, però l'importante è che l'abbiamo sbloccato. Quindi se non ve la trovate qui e non avete preso almeno i 4 chip principali, i super chip, allora o andate in esclusione, oppure magari cercare su internet, però comunque di quanto. Dovete recuperare tutti i super chip, quindi recuperare tutti quanti e prima o poi lo sbloccherete questa torretta del corine. Comunque, sblocchiamola. E adesso abbiamo anche questa. Ok, vediamo se l'hanno. Eccola qua. Che l'hanno pure potenziata. E hanno pure cambiato. Se vedete hanno cambiato anche i loghi sopra. Non era questo, se non erro. Extra esplosione difensiva. Esatto. Allora. Nel finisce, me lo mangio. Scusi, ragno, è vivo? Ah, ok. No, ho sbagliato. Vabbè, fa nulla. Allora, andiamo un po'. No, mi rispondo. No, ti prego, non vieni qua. Non vieni qua. Ti prego. Ok. Questa casa prima o poi la finiremo, ve lo prometto. Prima o poi. Probabilmente uscirà prima l'aggiornamento effettivo, poi finirà sta casa. Anche se ormai non so manco se serve, perché vediamo un po'. Ah, ora che ci penso, dobbiamo pure sbloccare la super torcia. Ma la super torcia io non ho ancora capito come si sblocca. Ah, la lettera del carbone. Qualcuno me l'aveva detto già, lui mangia. Non ho i. No, ce l'ho. Devo analizzare il carbone, è vero. So, se non mi bloccassi in mezzo ai quattro fogli, sarebbe la perfezione. Ok. Ok, non so che sta facendo, ma va bene. Andiamo. Allora, andiamo a casa, torniamo. Aspettiamo che si faccia giorno, perché se no. Noi facciamo anche e non scudo il punto, non lo posso fare, anche se volessi. Quindi,
attacco Arcasio. Però io vorrei analizzare il carbone, voglio vedere se sbloccare quella torcia, perché l'hanno pure potenziata. È entrata, cioè adesso fa più luce addirittura. Allora, prima mi sono capito dove stava la carbone. Ah no, io l'ho già analizzato il carbone. L'hai proprio sbloccata la tua volta? Sai perché non me lo ricordo? Io non me lo ricordo. Ah sì, eccola! Ah, è vero, perché avevo bisogno delle parti cimice verde. Cazzo, è la lanugine, che credo di averlo. Credo. Speriamo. Sì, ce l'abbiamo. Ok. Ok. Abbiamo spostato questo. Allora, facciamoci un po' della lungine. Questo qua. Allora, visto che tra un po' diventa giorno, io innanzitutto vorrei questa prima. Poi, secondo, credo che non la possiamo fare, infatti non possiamo fare nulla. Abbiamo bisogno, il problema è che non la possiamo fare, quindi come facciamo? Me la pusho, molto semplice. Allora, io ci potrei già andare ora. Ma vorrei aspettare il giorno. E devo aspettare a mezzanotte. Vabbè, andiamo, facciamo così, facciamo missioni. Tipo il letto. Ok. Intanto non ci servirà nulla. Io l'ho craftato giusto per fare missione. E basta. Poi, allora, quindi andiamo a prendere l'ultimo chip, ragazzi, di quello che sta qui. No, aspetta. Non è l'ultimo? Ah, è vero! Questo qual è? Che ne mancano? Sai che non mi ricordavo questo? Ah, cazzo! Allora, queste qua sono quelli secondari che dovrei andare a prendere per sbloccare le ultime cose. Pensavo di averli presi già. Questo qua. Ah, perché c'è un altro chip. Ah, ecco del tesoro! Porco cane! Vabbè. Facciamo una cosa, ragazzi. Ora. Oddio, potrei fare la stronzata in realtà. Anche se è notte, però non si vede, non si vede nulla. La notte, ma proprio è brutta la notte, non si vede nulla. Allora, possiamo così. Non c'è niente, pare che abbiamo materiale in questo cazzo di mondo. Non abbiamo nulla. Ah, che bello. Vabbè, prendiamo questi germogli. Facciamo la torch. E andiamo a recuperare quel chip, va? Allora, quel chip dovrebbe stare nel coso. Ah, ma ce l'avevamo già la torcia, vabbè. Nel formicaio. Cacchio, mi sono dimenticato alcuni cipi, pensavo di averli presi tutti, e invece no. Mi ho spawnato pure la cosa. Da un po' non la vedevo lì la ventina. Vabbè. Sviluppano. Ora no, ti prego, ora no. Il problema è che adesso se andiamo dentro al formicaio, andiamo a fargli cast bordello, dobbiamo fare bordello dentro al formicaio. A parte che se io non faccio nulla, non dovrei fare nulla. Non dovrebbero attaccarmi, in teoria. Però visto che sono un bambino molto intelligente, io vado lì. Io ora vado qua. Innanzitutto. Sì, però.
Non perde qualità quarzite. Ci placchi. Wow! Oh, it's a giant! Lo so che è fantastico, Max, però ora non dobbiamo andare le famiglie. Dobbiamo prendere un chip. Eh sì, perché dovrebbe essere quello. Cos'è? È morta la formica. Scusatemi, però mi stare un po' in mezzo ai col... E levatevi! Ma levatevi! Ma io non lo so, ste formiche di oggi. Ma sapere che sto ricordo dove sto, dove sta sto chip che sta qui sotto. Io regalo sto chip, l'avevo preso forse all'inizio gioco, ma chi si ricorda? Cioè ad agosto probabilmente, quando abbiamo cominciato a questo mondo in live. Io non me lo ricordo più, e molto probabilmente dovremmo anche rifarlo, perché poi quando uscirà il gioco questo mondo verrà ricancellato e dobbiamo cominciare a capo. E voi vi chiedete, ma perché questa pazzia? Semplice, per non avere problemi poi nella versione ufficiale. Cosa che ve l'ho già parlato in più live di questo fattore. Ma dov'è il... Ma il marcatore? Ma non lo vedo. Allora, o sta dove sta... Ah, no, sta qua. Ok, a posto. Ah, ma respawnando pure la... L'armatura quella del... Dell'ape, perfetto. I don't want any trouble in. Che alla fine non mi serve a nulla, quindi io la butto perché tanto, regà. Collezione a collezione. Ma che me ne frega a me? E andiamoci. Indisturbati, naturalmente. E fatto questo, il prossimo che da prendere è quello che sta nel... nel tavolo da picnic. Il problema è che avevo bisogno della chiave, della chiave del mio tavolo. E adesso io non mi ricordo dove era. Dove si trovava la chiave del mio tavolo? Non ce l'avevo. Ah, ho uno in bocca. Bella famiglia. Adesso devo andare a cercare dove si trova la chiave del mio tavolo, perché ricordarlo adesso. Allora oggi dubito che riusciamo a prendere tutti i chip lì, soprattutto quello della sandbox. Che sta... No, questo... No, aspetta. Questo è... Eh sì, l'abito del Minotauro. Oh, sembra che l'ho presa. No, quella... Dello stagno, devo prendere. Allora, ricopriamo tutti i chip, però. Tanto. Giusto per farli, non è che... Però, vorrei completarli, se riesco. Uè, formica! Mi scusi! ma che fa? Non faccio questi salti osceni davanti al pubblico, ma mi scusi, Ma non lo so. Ste formiche soldato. Poi un giorno faremo anche i mixer, Quello ve lo prometto, faremo anche quelli. I don't want any trouble in. Ma sto uscendo da sta cacchio di cosa, ma... Non so se sto uscendo, sinceramente, ma credo che sto andando a caso. Sì, sto uscendo, ok. No. Ma sono tornato indietro. Ma porca. Ma solo io posso perdermi nel formicaio rosso. Perché sto, non vado a ragionamento, ma vado a caso. Cioè, se può. Allora, non distruggi, ma che ci vuoi tanto? Dai! Forse tu usci. Forse. Ma magari. Ah, ma si ho trovata, perché questo è il punto, perfetto. No, aspetta. Da qua, non da là. Ce l'abbiamo fatta. Allora, torniamoci un attimo a casa e andiamo a dormire. Se l'anno dopo non c'è un culo, via. Perché se no qua so cacchi amari.
Anche sì, devo ancora capire una cosa. Perché hanno spento questo? Non capisco come alimentarli. Ce l'hanno disabilitati ora. Cioè, allora che li hanno aggiunti a fare? Se non sono disabilitati. Cioè, immagino che dobbiamo abilitarli un giorno con la storia, per carità, però. Almeno li abilitateli intanto che la storia non si può continuare, no? Vabbè. Ok. No, non volevo picchiare, non volevo picchiare il letto. È un secondo, ragazzi, scusate. Scusate, miei ragazzi, eh. Allora, adesso andiamo dal tavolo. Però prima andiamo a voglio cercare con voi dove si trova la chiave del Minotauro. Perché io non me la ricordo. Abbi pazienza, ma non me la ricordo. Allora, vediamo. Quest tools, no. Vediamo un po' se la... Forse è questa. Non mi sa che era. No, non è questa. Ma porca, non mi ricordo dove si trovava il punto esatto, ragazzi. Aspettate, eh. Dove era quella parte dove si potevamo vedere? Creature, status, non è non è questa parte. Era qua, ok, perfetto, ho trovato la parte, scusatemi. Allora. No, c'è una... Dovrei averla trovata, però... Però... Devo capire dove si trova... Vediamo, tra l'altro, che facciamo prima a fare così, perché sennò... Allora. Ok. Allora, questa è la ok. Dell'avvento di Minotauro. Ecco la chiave dell'avvento di Minotauro. Dove cacchio sta? E dove sta? Ma mi scusi, non c'è un collegamento. Allora, io non vorrei dire una cavolata, ma se la chiave, non vorrei dire una cavolata, stava... Ok, sì, ragazzi, è lì.
Lo sapevo che era lì. Cioè, avevo proprio il dubbio, ma immaginavo che era lì. Ok. E in pratica, mo faccio vedere. Allora, questo è qua il tavolo. È vicino alla pala inclinata. Dovrebbe. Non c'è il tubo esposto. Ecco qua. Dovrebbe sta qua. Sta qua comunque. Dovrebbe stare qui perché qua c'è il tubo esposto. Dobbiamo fare tutto il percorso sott'acqua, che è una rottura di coglione immensa. E vabbè. Dobbiamo poi ci do onda. Quindi. Andiamoci. Il problema è che è molto probabile che hanno anche settato alcune cose tipo dobbiamo aprire. E abbiamo bisogno anche del cortellino. Perché lì dobbiamo aprire alcune vie. E ci sono anche i ragni palombaro. Non credo che abbiamo bisogno del coso di Halo 3, spero. Però nel caso io non posso. Livello 3 non c'è. Allora, livello 2. No, perché basterebbe. Livello 2. Comunque la spada formica nera. Ma ce la, me la fanno usare sott'acqua? Sai che non lo so, non me la so proprio questa. Io credo di sì. Allora, cioè, vabbè, testiamo. A mare estremi, no, torniamo indietro. Allora, io ci vado così, non ci metto manco l'armatura. No, vado per di qua perché tanto il tavolo picnic è vicino al giardino superiore, quindi vado nel giardino superiore e poi prendiamo gli altri. Mi avevo dimenticato gli altri chip, ragazzi. Peccato, quindi vediamo un po'. Vediamo se entro oggi riusciamo a recuperare tutti i chip. E quello che secondo me sarà un po' una rogna è quello del giardino superiore. Perché quello sta dentro la tana delle terre. Quindi devo fare una sprint run assurda. Ok, andiamo ragazzi. Che poi se andiamo a girare, andiamo anche a fare alcuni dei insetti che dobbiamo targettare. Almeno riempiamo anche la casa dei dati. Dov'è il nido? Ma non so se è il nido delle api. Questa non me la ricordavo, come avessero fatto? Più che altro nella patch notes, se non mi ricordo che c'era scritto. Ma no! Ma povere api! Non hanno più un nido? O lo stanno rimodellando, oppure nel prossimo aggiornamento vedremo qualcosa riguardante le api? Può essere? Magari le famose vespe? Che secondo me prima o poi dovrebbero aggiungere? Voglio, non compro nulla. Io non compro nulla. Via, via, via. Allora, dove cacchio stavamo? Allora, dovrebbe essere di qua. Il famoso tubo rotto. Calme formichette, eh. Eccolo lì, perfetto. Anche se io me lo guardavo più vicino, però vabbè. No, è questo, sicuro, sicuro è questo. Ho un dubbio se sia. Ma se sì, è questo. Allora,
giuro. Metto questo. Cazzo, però non ci ho pensato, la torcia l'ho portata. Vabbè. Raga. Calma. Non si vedrà nulla. No, lo sapevo, questo non andava bene. Che palle. Io lo sapevo che dovevo portarmi anche la spadina quella. Poi che cazzo non sarà, scusate, ma perché non dovrebbe andare bene? È sempre un'arma. Cioè, non capisco il senso. Vabbè, devo tornare indietro. Che cosa fa? E torniamoci indietro. Prepara Teo. Mamma, un chilometro di strada. Perché non ce l'ho io un coltello qua, no? No. Oddio, potrei anche controllare se posso andarci senza. Ma, non, ma ne dubito fortemente. Vabbè. Raga, niente. Mannaggia a me che mi sono portato anche il coltellino, quello del ragazzano di lupo. Ecco. No, mi sono bloccato. Volevo guardare un attimo la... Arriva. Ma quanti siete? No, c'è una formichetta qua. Cazzo, vabbè. Perché l'avevo scoperta questa, scusa. Sì, quanti so. No, 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 se la formica mi raggiunge, mi toglie le armi, no? Se la formica, scusate, il moscerino. Ok. Mamma mia. Sta zona è un trauma. Ogni volta che ci passi è sempre un trauma. Vabbè. Andiamo. Vai tu, tutti i cibi che riusciamo a raccogliere oggi, poi li consegniamo a Bug alla fine live. Alla fine, perché mi è servito lo scavo? Sto molto bella cosa, niente. Allora. Vediamo. La cimice. Poi se uscivo. Quasi dobbiamo anche uccidere la cimice. Vedete che gli provo la nuova torcia. Voglio vederla proprio. Ok, siamo arrivati. Allora. Peccato però comunque che la spadone della formica nera non funziona. Che a mio parere è una cavolata. Però. Facciamo un obsidian. Raccomando. Non capisco, c'è sempre una spadina, cacchio, ma che. Ok, che forse è più grande dello spado, della del pugnale, però. Che dici? E chissà cosa, poi è sempre. Aspetta, di livello 2, sì, questo l'ho preso, sì. Pa, pa, pa. Corri. Ah, mamma mia.
Che ricordi quando io e la Isidora dovevamo fare tutta questa zona qua? Ma a mano libera, che è stato non un parto, di più, ragazzi. Ma davvero di più. Mi raccomando, arriviamo. Ho fatto pure notte nel mentre. Ok. Molto brutto, vabbè. E torniamo là. Allora, poi fatto quello, andiamo a rapire il forziere che sta dentro il castello. E abbiamo preso un altro chip. E poi da lì andiamo a chiudere Termiti. Poi, quando stiamo per andare a consegnare, recuperiamo anche quello delle. L'ultimo che ci mancava del laghetto, che non so perché non l'ho preso. O forse mi sono dimenticato. O proprio non l'ho visto. Ma non lo sono dimenticato perché non mi ricordavo che c'era anche quello. Ed è quello che sta nel forziere, ragazzi. Quindi dobbiamo andare ad aprire anche il forziere e prendere la chiave e aprire il benedetto forziere. Però mi sono tolto il dubbio. Secondo me che quel forziere. Perché c'erano più chiavi? E l'altra chiave era nella sandbox. Sono sicuro che quello apre. Speriamo. Ora hanno tolto la chiave. Oppure quell'altra chiave mi serviva qualcos'altro che non ricordo. Vabbè. Non importa, lo scopriremo appena ci abbiamo davanti. Perché se ricordate c'è anche un'altra chiave, che è quella là che dobbiamo scavare in un certo tipo di orario al con l'ombra della pala. Qui sotto e mettiamoci il. Sì, ma quanti cacchio! Ma levati! Eccoli! Allora, qui sono arrivati. Ok, la porta quello. Nessuno anzi fino a qua, spero. Allora, e qui abbiamo aperto la strada per il laboratorio quello della cosa, magari chiuso chiama, della foscia. Adesso dobbiamo vedere la parte. Questo che non serviva il pugnale, o sì, no, no, serve. Merda! Vai! C'è nient'altro? Ma è strano, no, è impossibile, non c'è nient'altro, ragazzi. Allevatevi! Dov'era la chiave? C'è qualcosa che non qua.
Non mi ricordo dove era la chiave del Minotauro. Non me lo dico. Dov'era? Ma porca. O sbaglio il tubo, oppure c'è un'altra strada che non ho visto. Aia, mannaggia a te. Allora, aspettate un secondo. C'è qualcosa che non quadra. Ma sicuro che ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo questa chiave? Perché dovrebbe stare qua, ragazzi? E io me lo ricordo anch'io che c'era. Non ce l'ho la chiave. Però è strano. Fatemi vedere un attimo una cosa. Ok, vediamo. Dove sta? Ah, ecco perché ho sbagliato il tubo. Ho sbagliato tubo, ragazzi, non è questo. Lo vado dalla... il motivo. C'è un altro. Ah, ecco perché... infatti io... Io ho detto all'inizio, ma io ricordo che c'è un altro più vicino. O comunque c'era, era più vicino il tubo. Quindi non è quello. Mi sono confuso allora con quell'altro. Dovrebbe essercene uno di qua là. Vabbè, intanto quello l'ho buttato. Sempre meglio di niente. Qua davanti alla sandbox ci dovrebbe essere una specie di parte allagata con un tubo spaccato rivolto verso terra. Infatti era troppo strano. Eccolo lì. Dovrebbe stare lì. Là c'è una parte. Se vedete là c'è una parte allagata. Eccolo. Perfetto, trovato. Qua ci dovrebbe essere la chiave del Minotauro. Tubo esposto. Ah, ecco perché non me lo dava, perché non ce l'avevo ancora scoperto. Ecco perché. Allora, era questa quindi la, dove c'è una proprio difficoltà assurda, perché ci sono un botto di danni palombaro qui sotto. Sì, ma tanto non posso creare la torcia, vero? Perché ho bisogno anche di un'altra cosa. Infatti che non ho. Infatti vedete se mi genera tutto. Ah, a posto. Allora era quello, sì, quello era era un tubo in cui c'erano i ragni lombardi. Qua invece c'era solo conficcato la chiave. Perfetto. Adesso che facciamo? Semplice. Andiamo. Dove? Dove cacchio sto? Anche. Andiamo lì, di sopra, con la torcia. Togliamo la gamma perché dà anche, dopo un po' dà anche fastidio. Questo ce lo teniamo perché non può essere sempre utile. Mangia, Max, mangia. Un giorno di momento ti farò assaggiare i bei pasti. Un giorno, però. Che non sarà oggi, naturalmente. Attacci tua. Pezzo di merda. Dov'è il pezzo di merda? Ah, fangulo, va. Bombardiere, cacchio.
Che poi ci sono anche le persone in teoria, quindi dovrebbe darci lo stile. Vero, api? Vero? Che non ci darete fastidio? Ancora non dormono. Però stanno per dormire. Ma hanno spostato il contenitore. Perché non era di qua che passavo io. Sì, me l'avevano spostato. Boh, vabbè, non mi ricordo più nulla, ragazzi, lasciate perdere. Se dico stronzate o cose strane o troppo ovvie, è normale, eh. Adesso pure qua le api però non ci sono, no? È notte. Vero il gioco? Ma ti pare, Apo? Ma ti pare? Oh, però non ti hanno visto, zitto, non ti hanno visto. Il problema è che ci stanno due api che sorvegliano il tesoro. Ma hanno messo pure le api che sorvegliano. Aspetta. Cos'è quello? Ma non è che il nido l'hanno messo là. Ma l'hanno messo là, ecco perché stanno lì le api. L'hanno spostato. Ha giro di uscita. Ok. Eh sì, l'ho spostato, ragazzi. Eccolo. Oh. Eh sì, però. Mi scusi, gioco. Vabbè, vediamo, giusto perché c'è davanti. No, no, non ti bugga. No. Ok. Alex Coverto, vabbè. GDR, modo GDR, vabbè. Perché questo è un gioco GDR, giustamente. Però voglio vedere una cosa ora. O esco. Vediamo. Voglio vedere questo rito perché ho visto che apre qualcosa di diverso rispetto a prima, che è molto minimal. Anzi, sembra che non c'era proprio la texture. Ora sembra che l'abbia migliorato. Ah, ma non è un minimo. È il mio. Oh, no, no. È il miele. Ce l'hanno sostituito col miele. Ma che carino! Facci tua! E dove non mi si è infilato? Mi si è infilato. Oh! Oh! Facci! Hai rotto! Tu ammazzo però! Vai a fanculo, va. Ape di merda. Ma è boh. Ste api di oggi. Adesso. Allora, ragazzi, abbiamo 2 su 4 ora. Sì. Allora, andiamo, visto ci siamo. Andiamo a quello del giorno superiore. Poi andiamo. Quindi di qua dobbiamo solo una corsa, pratica. E speriamo che sta corsa non ci farà schiattare. Non ti incazzare però le regole. Anche se vorrei farla di giorno questa corsa, sinceramente. Però. Qua c'è un po' che torna. Cerchiamo di stufarlo. Vabbè. Io ora. Che palle. Hanno messo. No. Uffa, che coglione. Perché. Ah, il modo dovrebbe per forza a casa. Dai, ma che palle però.
Ma che coglioni. Ma perché Obsidian devi rompere? No, non posso cittare in qualche modo. Eh no, devo tornare forse a casa. Perché ora ho tolto anche la roccia, quella che fa parkour, no? O sbaglio? La parte di parkour portava sempre lì solo. Cambiava poco. Vabbè. Che coglioni. Mi do fa pure il doppio giro. Vabbè. Devo tornarci a casa, ragazzi. Purtroppo. Non volevo andare diretto. Però vabbè, fa nulla. Oh, mortacci. Se zanzare del cacchio. Quanto non le sopporto le zanzare, ragazzi. Quanto? Sia nella realtà sia nel gioco. Sono tutte su tutti e due i lati delle rompicoglioni. In questo caso ci devo fare i miei complimenti a Obsidia, perché vedete hanno reso le zanzare una rottura di maroni assurda. Quindi faccio i miei complimenti. Allora, vediamo, faccio il muso del... Allora, no. Vediamo, vediamo. Allora, andiamocene a casa. Dormiamo pure. E poi andiamo lì. Vedete qual è il guaio però? Perché ora, se non erro, visto che hanno chiuso tutte le zone, anche lì, se non mi ricordo che c'era la zona di cui c'era le termiti, era chiusa. Quindi adesso devo... Innanzitutto vogliamo questa perché... no. Usiamo questa che non ci serve. E dormiamo. Oh, che bello. Mio adorato sole. Se non c'eri tu, se non c'eri tu. Abbiamo cibo, ma va bene così. Non importa. Fa un viaggio di sola andata, perché tanto ci creperemo sicuro. Ma noi affronteremo. L'affronteremo proprio con onore e coraggio. A meno credo. Allora. Allora, mi sono e basta. Perché, ragazzi, se io mettessi in prima persona, mi metto a guardare così, vi rincoglionite. Già mi sta girando la testa solo a me. Quindi terza persona pure ti fa girare la testa. No, mi ho spottato la bomba, lo so, però non ho detto nulla. Tanto abbiamo la zippa. Poi preso quel cheat, andiamo subito diretto alla quercia. E vediamo. E io salverei. Adesso vedo se mi preoccupa. Sono
la carbonella lì, il carbone. Poi se ci sono già qua posso anche... Mezzo e silenzio. Oh, mamma mia. Dov'è? Ho sentito la larva? Ma che rumore è strano? Ma è il carbone qua dentro? Ah, vado, ha messo un effetto sonoro, perfetto, va bene. Oh, la precocinella, perfetto. E quella mi interessa di più, vedere come affrontarla, perché... Pure l'acaro. Sai, tanto su... Aspetta, voglio... scusatemi, ma sono troppo curioso di sapere come affrontarlo. Dove sono? Le potresti infilzare e infescante. Ok, e la larva? Ma non sono riuscito a tracchettare il coda. Ah, mai. Oh. Non so perché sono venuto fin qua, però vabbè. No, sto facendo proprio. Dai, dai. Sì, meno male. Ok. Ma però io non ho trovato la larva quella. Ok, ricoccinella, eccola qua. Allora, infilzare e rinfrescante, perfetto. Quindi prega tutti quelli che stanno qua solo con il rinfrescante li ammazzi. Quindi alla fine la mazza di mentina è diventata utile in questo caso. E dove la riporto? Io non ho quell'arma appresso, giustamente. Andiamo dai termiti. Termiti, sono arrivato. Allora salviamo. Mi sa che non posso salvare perché mi attaccano. Allora, via, via. Ok raga, corsa contro il tempo. Oh, oh. Corri, corri ragazzo laggiù, papara, corri ragazzo laggiù. No. Perché sono andato qui? No, non devo uscire di qua. Mi sono sbagliato percorso. Va bene, non fa nulla. Va bene, non so dove sto andando, ma va bene così. Ah. No, mazza, che precisione. Eccolo. Madonna, quante so. Ah, no. No, Max, non ora. Max.
Ok. È aperto? È aperto, raga. Dov'è la minotara lì? Dove sta la... Oh! Oh! Portacci! Sì! Oh! Oh! Mamma mazza! Ah! Corri! L'ho preso, raga! L'ho preso! L'ho preso! E tra un po' lo prendo anche in quel posto, se non me ne vado! Ho fatto pure la scansione, almeno sappiamo qualche informazione su sta stronza. C'è il punto scienza, lo so, ma non so dove era. Io me ne vado di qua, non so dove vado, ma vado. Che, spero che sia uscita. Basta che sia uscita. Non c'è niente. Voglio un colon d'acqua. Vabbè, mai lo pio. Madonna. E qua mi ha fatto male. Corri. Ma quando ce lo schiattamo, eh. Di qua? Non lo so, raga, non lo so. Ma dove? Ma perché? Sto tornando indietro! Ma raga, ma ma davvero, sono messo male. No! 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 Ecco, sono indietro perché non so. No! No, dai, non ti blocca! Ok, là? Eri di qua allora. Di qua! Di qua! Va bene, qualsiasi punto, basta si esce. Questa qua vado verso la parte alta del coso qua, magari si chiama. Via. Via. Esatto. E mo ce ne vado a i danni di lupo fanno bubu 7. Ah, mia fortuna. Via. No, te. Raga, indovinare un pochino, dove attaccarmi. La zanzara. Perché? Ma è una gioia. Mentire. Ecco, vada a fa' culo, va. Mi vado ad affrontate. Sinceramente. Ok. Adesso. Fatto questo, ne manca uno, ragazzi. Ne manca uno e poi abbiamo finito anche oggi la live. Ne manca uno, sì. E quell'uno è quello del laghetto. È il tesoro. Il tesoro, se vi ricordate, c'è. Dobbiamo prendere una chiave che non credo di aver già preso. Quindi dovrò fare sta cosa. Oh, scarabeo. Finalmente. Poi vorrei anche scansionare il guaglione nel cazzotto, lì, lo stavo nel cazzotto. Vedi, cioè, ma qua c'è una... Ho sbagliato! Sono morto. Oddio. Volevo fare una cosa, e invece... Stavo per schiattare fatta cosa. Vabbè. Fatemi suscita. Volevo vedere una cosa e invece non ci sono riuscito. Ai ai ai.
Perché ti ricordate che Matteo ha perso lo zaino con l'avvio del public test? Si è tipo resettato tutto, quindi volevo vedere se ci stava, invece no. Purtroppo no. Quindi nulla, quella roba si è persa, ormai si è persa per sempre. Quindi è una cosa molto importante. Quando se avete uno zaino in giro per il gioco e state per partecipare al public test, prima di avviare il test, recuperate tutti gli zaini o comunque le risorse che state in giro, magari a terra. Perché c'è il rischio che ve le perdete, anzi, è molto probabile che le perdete, perché giustamente la public test resetta tutto, no? E infatti, se ogni volta che io cambio i tasti, per esempio, del gioco, per mettere scorciatoie, me le resetta ogni volta. Quindi questa è una dimostrazione che il public test resetta ogni cosa nel gioco, anche le risorse. Come anche resetta i punti scienza e molte altre cose. Gli scab. E sta tutto. Ok. Non so che ci manca da. Vediamo che ci manca. Quanti ce ne mancano? E che ci mancano? Qua se ne manca uno di neutrale e qua è l'uno. L'outfit non l'ho scansionato. Ah, no, è un outfit inoffensivo l'outfit, è vero. Fa danno. È vero anche però che alcuni magari non ma ne mancano. Oh, oh. Allora, questo mi fa attenzione perché adesso mi devo buttare un po'. Perché c'è stato il problema della quercia, l'ho pure segnalato. Attimo. Non mi finisce dentro. Putti che culo! Mi potevo schiantare. Ok, salvato nel dubbio. Adesso ragazzi, ultimo chip da recuperare. E così abbiamo finito tutta questa serie di chip e possiamo continuare a fare le nostre bellissime avventure in questo giardino maledetto. Allora, dobbiamo recuperare il chip che è nel tesoro. Come si fa la passeggiatina, eh? Bravo ragno lupo infetto. Ok, perfetto. Mettiamo anche la gamma al massimo. Ah, è vero, manca il girino, mancava. Che non ho scansionato. Ah, e manca anche la ranocchia, come io la chiamo ranocchia. Eccola. Oh, l'ho azzeccato. Mazza. E vi giuro non sapevo dove era, eh. Sono andato un po' a caso in realtà. Perché più o meno locazione sì, più o meno la so. Però dall'alto non mi viene spontaneo dire. Sta lì. Si vedete, vedete, il tesoro è chiuso. Si vedete? Allora, dovrebbe essere molto facile in realtà, perché. Io mi armo già per. Non mi ricordo se dovevo. Ah, intanto piamo aria. Prima. Ok. Adesso. Fatemi ricordare dove si trovava. Era qui nei dintorni. Il famoso buco. A ricordarmi dove.
Com'era? Che era qua sotto. Eccolo, sì, eccolo, eccolo. Ricordavoci no, quella pezzo al laboratorio, quindi. No, vabbè. Aia, mortacci. Dov'è? Raga, non vedo io. No. Dov'è? No, non è questa la chiave. Ma non c'è. Perché? Perché non vedo nulla. Ecco perché non la... ma dovrebbe luccicare. Ma dov'è? Dove è la cosa? Tacci tua. Aspettate, aspettate, c'è un problema qui. Ma dov'è? Dove sto? E me sa che c'è una torcia qui sotto. Perché non vedo nulla. No, però aspettate un secondo, eh. Allora, o non ho trovato la chiave, perché non c'era. Ed è strano che non c'è. È vero che io ci sto andando senza torcia. Però, anche senza la torcia, la dovresti vedere perché si illumina. Cioè, comunque è ben evidenziata, ecco. A meno che non posso andare senza la chiave, è strano. Lì della sandbox. Ma che è muschiosa. Dovrebbe essere quella che dicevo prima. Infatti era strano. Perché quella chiave che cosa serviva più ora? Aspettate, vediamo se è quella. Se no, ok. Vediamo se è quella. No, mi sa che... no, non è quella. Vediamo. No, no, raga, sta là sotto in teoria. Ma perché questo ce l'ho preso la torcia intelligente, io no. Lui è intelligente. No, ragazzi, dovrebbe essere ancora lì sotto. Dovrebbe. Vediamo un po'. Aspetta un secondo. E non è quella. Perché quella è un'altra. Eh no, ragazzi, dovrebbe. Il problema è che sotto a questa torcia non va. A meno che non la posso. A meno che non la potrei potrei provare a craftarla, però. Non so cosa ho bisogno. 4 di questi, 4 di questi e 4 di questi. Ma se non erro qui sotto ci dovrebbe. Qua in giro ci dovrebbe essere la parte per le risorse, non so, non mi ricordo dove. Quasi crudo. Era qua? Era qua. Può essere che ce la faccia. Può essere che ce la faccio, eh? Può essere però. Eh no, l'avevo svuotato qui.
Meno male, ci sta una lanterna. Che bucio. Ok, c'è una lanterna, ragazzi, è fatta. Quindi la gamma al massimo non ho più bisogno. Io che ce l'ho sempre senza la giusta attrezzatura, mi complico la vita. Poi il gioco, però, a volte, conoscendomi, sa che io sono una persona un po' così, mi dà già le cose. Grazie, gioco, gentilissimo. Aia, mortacci tua. Ma tu sto andando, aiuto. Ah, eccola, ragazzi. Ok, eccola, non l'ho vista io. Probabilmente non ho centrato il punto in cui stava. Ecco perché non l'ho vista. Andate. Ok, meno male. Pensavo fosse quella. Allora, quella che cacchio serviva? Che non mi ricordo più. Però serviva qualcosa. Vabbè. Raga, che cacchio c'è, cioè, basta che ci prendiamo tutti i chip. Ok, prendiamo l'ultimo e andiamo in superficie, andiamo da bug, consegniamo tutti i chip, vediamo cosa possiamo sbloccare con questi chip. E nulla. E poi possiamo concludere con la live, ragazzi. E dai, Ok. Sommerso. Ok. Via, via, via. È sempre notte diventata il suo. Immagino. Eh sì, è diventata notte. Vabbè. Ma finché ci abbiamo questa. E ci vediamo più o meno. Vicino al laboratorio. E vabbè, ma sto ragno lupo sempre qua. E che cacchio, ragno lupo, vieni, girare. Oh, che bucio l'ho preso. No, no, non vi voglio. Non è direzione opposta, va, capito. Anche se devo fare tutto il giro della quercia, non fa nulla. Preferisco fare tutto il giro che... Ok. Meno male che il pugnale è veloce. Ok. Andiamo, andiamo, ragazzi, andiamo. Che sono troppo curioso. Anche se io l'ho sboccato tutto, però non so che cosa mi manca. Se mi manca qualcosa, oppure tramite questi chip semplicemente mi danno gli altri ultimi riquadri, quelli che già dovevamo sboccare tempo fa, ma poi non abbiamo più sbloccati. Quindi giustamente quando i chip vengono tolti, vengono eliminati comunque dalla lista di della roba da comprare. Allora, andiamo, andiamo. Mamma mia. Via, andiamo al bagletto. Grazie, Torcia, che mi stavo fiumando di ora. Infatti, ragazzi, mi ha dato tutti i cartelli, tranne un'altra cosa. Ecco qua, pezzo di cuoio di giallite,
Ok, per creare metà di forze armature. Corazza di cuoio di risalite. Che, quello, che quindi è il chip quello del termiti. Perfetto. La missione la prendiamo. Qua ho tre denti, li possiamo aumentare. Ma quasi quasi la fase. Ok. Perfetto. Ok ragazzi, io vi devo dire, oggi è andata bene. È abbastanza bene, diciamo. Abbiamo preso tutti i chip. Quindi, dalla prossima volta possiamo continuare le nostre avventure. Quindi andiamo un attimo a sistemarci, andiamo a scoprire i mixer, andiamo a provare a provocare qualche insetto e faccio attaccare da, alla nostra base. Andiamo a fare un po' di cose, dai. La prossima live quindi sarà molto più divertente rispetto a queste, che sono un po' più classiche, ecco. Che stavamo giusto cercando di recuperare quello che dovevamo recuperare a causa con i vari aggiornamenti che hanno fatto. Facciamoci una bella foto. Ok. Perfetto. Questa cosa. Ah. Pure l'altro personaggio su questa non me la ricordavo. Nascondi l'arma. Ok, scandiamo questo. E va pure la foto. Perfetto. Ok ragazzi, grazie a tutti coloro che hanno partecipato o comunque stanno guardando questa live o guardano la live tramite YouTube. Noi ci vediamo alla prossima e vediamo un po' se domani o comunque il prossimo weekend. Grazie di tutto, alla prossima ragazzi. Buon weekend. Ciao ciao.